E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente ma veramente speciale e anche imbarazzante. Vi chiedo ragazzuoli di lasciare un like già da ora e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Entrate a far parte di questa grande famigliola, mi raccomando, perché molti che guardano i video non si iscrivono. Dai, entrate in questa famiglia poi. Detto ciò, oggi siamo in un video un po' particolare, l'avete letto nel titolo. Ebbene sì, andrò a leggere il mio primo diario. Lo aprirò qua con voi, non l'ho ancora visto, l'ho trovato oggi in cantina. Ebbene sì, si parla del 2010, all'incirca quando avevo 9-10 anni. Poi capirete e vedrete tutto. Ma non è un diario di scuola, ragazzi, era il mio diario segreto. Ebbene sì, lo vedete qua sotto, si chiama Roba da maschi. Ebbene sì, giù le mani, vietato alle femmine. Ok raga, immagino già il cringe che c'è dentro questo diario. Scrivevo di tutto e me lo portavo da tutte le parti, ragazzuoli. Me lo ricordo ancora, infatti quando l'ho visto è stato un amore a prima vista. Ho detto, boom, devo portarci un video assolutamente, perché qui dentro secondo me c'è qualcosa di super imbarazzante e soprattutto super segreto. Allora, vediamo a 10 anni se ero già, o a 9, come ero stupido già. Allora, let's go. Allora, Roba da maschi, direi che ci siamo. Vediamo qua dietro, c'è scritto Top Secret, solo per i maschi. Questo libro è pieno di informazioni su tutte le cose e le persone importanti della mia vita. Ecco, infatti. No, non posso. Ci sarà sicuro delle cose da nascondere, no, spero. Quindi a meno che tu non sia me, stai alla larga. Ragazzi, era il diario più... Chi mi toccava questo diario? Ma neanche i miei lo sanno, me lo nascondevo qua sotto. Infatti sono io quello che scrive. Adesso vedo. Oh mamma. Attenzione, non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Non posso farlo, mi spiace. Ragazzi, devo chiudere il video, non posso. Allora, andiamo avanti. Apriamo la prima pagina. Roba da maschi, Simone 6/01/2010. 9 anni, signori. Cad! Oh my god, spero vediate bene voi. Roba da maschi, ok, andiamo avanti. Tutto qui dentro. Oh mamma, non devo fare ste cose. Questo sono io, nome Simone, soprannome Rimoldigno. Ragazzi, ve l'avevo detto che è una cosa che è nata da piccolo, per chi non si fida di me. Ora ne avete anche la prova. Indirizzo e telefono di casa sono ancora quelli di ora, quindi meglio che li oscuro. E mail www.virgilioalice.it, non penso sia un'email giusta perché non esiste. Però va bene, schedato. Questa era la mia impronta digitale. What the fuck, bro? Ma... Ok, che ditino avevo? Scusate, raga, ora... non ci sta... No, la foto! Mi hanno scammato... Ma c'era la mia foto qua! Oh! Vabbè, andiamo avanti così. Seconda pagina. La mia altezza, 1,27. Oh mio Dio, raga, adesso sono 1,82 forse. Madò! Colore dei capelli castano. Colore degli occhi castano. Numero di scarpe, 33. Cadness, 33, raga. Adesso c'ho 45. Ottimo. Sono destroso. Ok. Il mio ombelico è... Cosa sto leggendo? Ma ho cambiato idea. Prima era in fuori in dentro. No, in fuori. No, in... mi sa che è in dentro. Vabbè. Ho cambiato idea. Prima ce l'avevo fuori, poi dentro. Canto come un cantante. Non faccio una piega. Ero un genio. Ero già un genio da piccolo. Ero già un genio da piccolo. Inutile da dire. Calcio la palla con il piede destro. È vero. Giocavo a calcio. Personaggio famoso che preferisco è Pato, il giocatore del Milan. Ecco. Doti speciali, arrotolare la lingua. Non so fare. Roteare gli occhi. Lo so ancora fare, caspita. Alzare un solo sopracciglio. Lo so ancora fare, Beppe. Toccare la punta dei piedi. Lo so ancora fare. E vabbè, piedone. Ecco come realizzare i fantastici piedi in 3D. Ma che cosa sta leggendo? Allora, tutti i disegni rappresentano... Che sono io? E che sono opera di... Che sono sempre io. Ero un genio, ragazzi. Cioè, io potrei anche fermarmi qua. Cioè, io rispondevo alle domande con la domanda. Questo sono io bello. Non ce la faccio. Questo io brutto. Io da vecchio. Sono tutti uguali. Io femmina. Ma cosa c'è da femmina? Non c'è neanche la gonna. È uguale. Cosa c'è la femmina di differenza da questo? Sono uguali. Ragazzi, il disegno è sempre stata la mia dote segreta. Non so se si può notare, ma probabilmente adesso farei peggio di quello. La prima cosa che faccio al mattino, non è come sembra, non sto a fianco a un letto.
Però penso significa che mi alzavo dal letto. E grazie a tutti che mi alzo dal letto. Qui sono io di pessimo umore. Io in versione arte moderna. Andiamo avanti per favore, ragazzi. Oh mamma, la mia famiglia, il nome della mia mamma, Chiara, ed è ancora così. La sua età, non quella che dichiara, vabbè, 42, Stefano, mio papà fare ridere. Ecco, infatti, ragazzi, voi vedendo mio padre cosa fate? Ridete, ecco perché, già anche io da piccolo. Fratelli e sorelle, come non ho fratelli e sorelle? Serena 8. Aspettate, io non ho fratelli e sorelle. Serena è mia cugina. Ma avevo qualche problema con le parentele. Vabbè, nonna, Stefano, nonno. Ok, andiamo avanti. Allora, segreti di famiglia. Nome dell'interrogato, mia mamma. Attenzione, segreti sulla mamma Rimo. Attenzione. A me ha avuto un soprannome Carlotta. Mia madre. Poi dopo glielo vado a chiedere. Carlotta. Creativo. Mia mamma creativa, vabbè. Quale regalo vuoi per il tuo prossimo compleanno? Un gioiello. Beh, non ci fa desiderare mia mamma. Se vincessi 150 euro... come li spenderesti? Questo l'ho scritto io. Regalo per me. Era un genio. Era un genio del male. Ovvio, mia mamma prende dei soldi e li spende per me. Mi sembra giusto. L'attore di mia mamma è Audrey Hepburn. Ok, sono fatti miei. Vediamo questa sezione. La mia aspirazione segreta. Non arrendersi. L'ho detto che ero un genio già da bambino. Allora, no, non è vero, non è vero. Però non arrendersi, avevo un buon motto. Il programma TV più scandaloso. Christmas Care, come ho scritto. Oh! Avevo sbagliato tutto. Secondo me avevo scritto tipo Christmas Roll. Ok? La mia peggiore abitudine. Agitarmi. Ancora oggi, raga. Anche mentre sto facendo questo video sono agitato. Io mi agito sempre. Mi piacerebbe che il mio nome fosse Super Simone. Che merda. Canto sempre le canzoni di... vabbè. No, ho letto una cosa. Dimmi che questo non era Michael Jackson. Michael Jackson. Come scrivevo? Ok. Allora, come elaborare il tuo nome magico? Usa il nome del tuo animale domestico e per il nome prendi l'iniziale del tuo spostalo in fondo. Cloffy. Che schifo. Ok, a quattro zampe. Arriviamo nella sezione un po' privata, signori. I miei animaletti, pesci. Ok, avevo un pesce che era morto. E non dirò come, perché è meglio forse. Sì, avevo un pesce e non ha fatto una bella fine. E non dico neanche il perché, che forse è meglio. L'animale che piacerebbe avere un cane ancora oggi, ma paparimo qua non. Lo chiamerei briciola. No, non mi piace. Ora non lo cambierei più. No, non lo chiamerei più briciola. Animale selvatico preferito, leone. Ok, questa farà ridere. L'ho letta solamente adesso. Persone che possono entrare in camera mia. Maschi. Ingresso assolutamente vietato a femmine. No, io mi dissocio. No, adesso se vogliono possono... No! Cosa state pensando? Non pensate male! Però adesso diciamo che non è più vietato a femmine, insomma. Forse è l'inverso adesso. No! No, wait, that's crazy. La cosa più bella della mia stanza, la grandezza. Ma in realtà non è che sia tutto ancora uguale come era sei. Nella mia stanza mi piacerebbe cambiare computer. Come l'ho scritto? Come l'ho scritto? Beh, però l'ho cambiato alla fine, ho realizzato il mio sogno. I miei tre libri preferiti, Geronimo Golle, l'altro non lo volevo scrivere. I miei tre film preferiti, Halloween 3. Alvin 3, oh mio Dio. Mr. Bean, non penso si scriva così. mamma, ho perso l'aereo, l'H clamorosamente mancata e poi aggiunta dopo. Vabbè, andiamo avanti, che direi che... Ok, ma qua poi non compilavo più niente. Ah sì, il mio sport preferito, calcio. Il mio campione, Ibrahimovic. No, come ho scritto Ibrahimovic? No, basta. Lo sport in cui riesco meglio, calcio, è vero. Sport che mi piace di meno, atletica. Lo sport in cui mi piacerebbe essere bravo, pallacanestro. Infatti me la cavicchio a pallacanestro. Questo è il logo del Milan. Ok, allora, questa parte mi piace. Marca del mio cellulare. Suoneria preferita, chitarra dell'iPhone, ce l'ho ancora adesso. Marca della mia amici, bottecchia. Numero di telaio. Sapevo che cacchio vuol dire, ho messo punto di domanda. Marca del mio
Lettore CD Panasonic, Samsung, il televisore ancora. Videogioco preferito B più DSX L3D. Non penso di aver capito. Accessori preferiti videogame. Va bene. Raga, poi non c'è più nient'altro. Ragazzuoli, allora, diciamo che la parte interessante è finita. Ebbene sì. Ebbene sì, ragazzuoli, questo è giunto al termine, ma ne ho altri di diari. Ho proprio anche il mio diario super super segreto. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, vi farò vedere anche quello. Proprio quello dove erano fogli bianchi e scrivevo le mie cose, le mie giornate, ce l'ho e l'ho trovato. Ma lo voglio aprire sempre con voi. 20.000 mi piace e lo aprirò. Mi raccomando, ragazzuoli, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato abbastanza imbarazzante. Ebbene sì, è abbastanza cringe. Però ero io. E niente, vi mando un salutone e un bacione dal vostro Rimoldigno. Tutto, andatemi a seguire anche su Insta, @rimoldigno. E bella, ragazzi, ciao.